io ormai sono tanti anni che faccio questi progetti e non sarei più capace a lavorare senza fare i twinning. I ragazzi sono stati coinvolti nella progettazione dall'inizio. Il titolo del progetto l'hanno scelto loro ed hanno anche contribuito alla pianificazione delle attività, eccetera. Visto che eravamo tre città di mare, Genova, La Rochelle e un paese sulla costa spagnola, allora abbiamo pensato di mettere su un progetto sulle scoperte geografiche, sulle navigazioni, eccetera. Questo progetto ovviamente era interdisciplinare perché era legato sia alla matematica che alla storia che anche alle scienze. I ragazzi hanno avuto poi la possibilità di spostarsi e quindi rispetto ai progetti twinning normali che abbiamo sempre fatto, l'anno scorso c'è stato il valore aggiunto delle mobilità Erasmus. La cosa che mi è piaciuta di più è stata lavorare con ragazzi che vengono da altri paesi, quindi dover provare a comunicare in un'altra lingua che non è la nostra. Mi è piaciuto molto lavorare su Genially per creare un escape room insieme, perché era proprio l'apice della collaborazione tra tutti i ragazzi dei vari paesi e dovevamo trovare un modo per lavorare insieme e provare a collaborare. A volte c'erano delle difficoltà, ma comunque abbiamo sempre provato e alla fine è venuto un lavoro piuttosto bello, secondo me. E per me è una cosa che porterò per tutta la vita, questa esperienza gratificante. Poter viaggiare oltre varie parti di Genova, tra cui Camogli e Cogoleto, è stato anche viaggiare in un paese straniero, che è la Francia, a La Rochelle, e poter vedere tutti i bei posti. Secondo me è una cosa molto 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 bella perché poi ti arricchisce in vari ambiti, sia dal punto di vista della cultura ma anche dal punto di vista della lingua. E secondo me nascono anche delle relazioni molto 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 proficue. Implementare la lingua è stato fondamentale e le persone che ho conosciuto le porterò sempre con me. Sono ancora adesso in contatto con dei ragazzi spagnoli, con i francesi, e in progetto c'era di provare a rivederci, magari o andare noi in Spagna o loro che vengano qua.